le aziende che lei rappresenta in Emilia Romagna hanno fatto spesso riferimento ai voucher, se non vado errato. Sì, il voucher era uno strumento indispensabile per il nostro mondo. Dico era perché, per come è adesso, e sono d'accordo con il segretario, per come è adesso lo strumento voucher è inutilizzabile. Per motivi chiaramente che sono diversi riguardo all'utilità di quelli che elencava prima il segretario, che però dal punto di vista delle imprese sono altrettanto importanti, e cioè la limitazione per esempio dell'utilizzo per aziende al di sopra dei 5 dipendenti, cioè le può usare solo chi ha meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Quindi semplifichiamo, generalmente chi ha un bar... No, chi ha un bar, diciamo, è un bar piccolino che magari ha gestione familiare, può anche utilizzarlo. Però chi ha un ristorante, sì, che magari lavora su due turni, che magari non ha neanche il giorno di riposo perché riesce a far tornare le persone, è molto difficile che abbia meno di 5 dipendenti. E poi l'utilizzo del voucher è minimo a 36 euro a prestazione, e anche questo è un controsenso, perché il voucher era utilizzato proprio anche per prestazioni che duravano un'ora e due ore. Le faccio un esempio: il pensionato che magari ha fatto per una vita l'idraulico e voleva un po' arrotondare, una volta al mese a fare delle piccole manutenzioni poteva bastare un'ora, poteva bastare due ore. Oggi l'impresa, se vuole utilizzare questo strumento, deve almeno considerare un importo di 36 euro per una prestazione che magari dura meno. Quindi certo, oggi voucher no. Una volta sì, però anch'io sono d'accordo su, come diceva il segretario, sul salto di qualità, e anche la FIPE si era detta disponibile a questo salto di qualità, perché sapevamo che alcuni limiti i voucher li aveva, ma eravamo pronti a fare questo salto di qualità come imprenditori e a dire: il voucher è uno strumento fondamentale, cerchiamo i modi per non toccarlo come istituto lavorativo, ma per migliorarlo. Oggi invece ci troviamo ad uno strumento che non accontenta né noi né i lavoratori. Molto chiaro.